Non siamo come l'Italia, che andiamo a Svezia, siamo pure menà. Oltre che una squadra dei profughi, ci siamo fatti anche menà e ora stiamo pure andando a casa. Una volta l'Italia menava e vinceva, adesso c'è meno e piagniamo. E che è la differenza tra il calcio italiano? Ha portato tutti i stranieri in Italia, è successo questo, che non c'è più un italiano che mena. Andiamo in Svezia e ci menano. Siamo diventati tutti pariolini. E il calcio italiano è finito, pariolini, usciamo anche da sto mondiale. Per paura, siamo in Svezia, non abbiamo avuto paura. Non si può giocare con la paura. Se io vedo la mia squadra che gioco con la paura, io me ne vado e ci metto un altro più coraggioso, perché può darsi che io ho trasmesso paura. Ma veramente abbiamo perso con chi? Oh, stiamo andando fuori dal mondiale, perdiamo tutti, eh? Perdete voi giornalisti, perdiamo noi addetti ai lavori, perde l'Italia. Ci siamo svegliati. Dobbiamo cambiare le regole. Le primavere sono fatte tutte da stranieri, basta! E il calcio è fatto agli italiani, questo è il campionato italiano. Se no, no, fa il campionato europeo e mondiale. E qui ogni mese ne esce uno, oriundo, mettiamo dentro, va, oh. Mandassero a pia gli italiani nei campionati di Serie D, Serie C, e dategli l'opportunità. Vedete quelli come sono. Se noi mettiamo una squadra di Lega Pro contro la Svezia, vincevamo. Vincevamo perché la Svezia vale una squadra di Lega Pro. Di Lega Pro. Per la paura. Quando c'è paura, che succede? Che te fai? Autogol. Quando c'hai paura, te fai autogol. Quando giochi a paura, senza tirare in porta. Oh, ma questi mo ci vanno sta fino a lunedì. Con sto pensiero che usciamo fuori dal mondiale. Ma è una vergogna.